A tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno e l'augurio di un vero cammino di fede. Ci sentiamo di settimana in settimana, stiamo per chiudere l'anno liturgico. Un anno ci serve per capire, per ascoltare come deve essere un vero cammino di fede. Questa è la 34ª domenica durante l'anno del tempo ordinario e si celebra la festa di Cristo Re. Quindi dovremmo alla fine di un anno aver compreso come deve essere un cammino di fede, averlo percorso, ma siccome il cammino di fede non finisce mai, con la domenica seguente ricominceremo un nuovo cammino, non uguale, più profondo, più vero, che ci coinvolga maggiormente e che sappia coinvolgere anche gli altri. Questa domenica, ormai l'ultima dell'anno liturgico, come hai risaputo, è dedicata a Cristo Re, perché il fine di un cammino di fede personale o comunitario è questo: fare di Cristo il cuore, il centro della tua vita, della tua famiglia, della tua comunità, della Chiesa, della storia, del mondo. Fare di Cristo, una parola molto bella che usiamo nella preghiera dei Vespri, fare di Cristo, questa è la volontà del Padre, il cuore del mondo. Allora, se questa è la verità, allora ci chiediamo, ma chi è questo re? Dove è diventato re? Come lo si segue? Che significa dire nel Padre nostro continuamente venga il tuo regno? Quanto viene? È molto bello che nel Vangelo che adesso ci mettiamo insieme ad ascoltare, ma con tanta fede, ci viene presentato un re diverso, unico, assolutamente differente da tutti i re di tutti i tempi, di tutti i luoghi. È un re crocifisso, solo Dio poteva inventare questa realtà, questo dono immenso che dovrebbe commuovere anche i cuori di pietra. Cristo è il nostro Re. Rimettiamoci, non direi tanto in ascolto, certo, in adorazione, nel rivivere quel momento drammatico ma divino di Gesù che sulla croce con le braccia spalancate, vuole abbracciare tutta l'umanità e con gli occhi rivolti al cielo vuole portarci tutti nella casa dove gioia, pace, amore eterni. Ma ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Luca. Sul Calvario il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Strano, vi dicevo, parliamo di un re, dov'è la stranezza? Crocifisso. Parliamo della gloria di Dio, della gloria di Gesù attraverso la croce. Non è il modo comune di parlare di gloria, di parlare di re. Quindi
nella croce, nella crocifissione, nella passione si manifesta gloria, si manifesta chi è il vero re, il nostro vero re, come il titulus, cioè quella tavoletta di legno di cui una parte oggi si conserva a Roma nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, diceva a tutti: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Inri, Gesù di Nazaret è il re dei giudei. E in quel momento si manifesta re, e in quel momento si manifesta la verità del suo essere re, uno che ti guida, che ti dà la vita, ma donando la sua vita ti fa vivere morendo per te. Non ci può essere un re migliore, un re diverso, un re divino. E quel titulus, quella proclamazione solenne fatta a tutti i popoli di tutti i tempi, era scritto grece, ebraice et latine, era scritto in greco, in ebraico e in latino, le lingue parlate allora. Oggi sarà scritto in 600 lingue, le lingue parlate nel mondo, cioè tutti devono sapere che lui è il re, tutti devono saperlo che è il re di tutti. E allora ecco i Vangeli, questo Vangelo di Luca che fa sfilare sotto quella croce il ladrone buono e il ladrone cattivo, e accanto a lui ci sono i ladroni, buono o cattivo, i peccatori. Ai piedi della croce ci sarà la Santissima Vergine Maria, l'Apostolo che Gesù amava, le donne che lo seguivano, c'erano i soldati, c'erano i curiosi, c'erano i sacerdoti, c'erano gli scribi, gli ebrei e gli stranieri, c'erano veramente tutti. Cristo è il re di tutti e tutti devono saperlo, che è il loro re, che quel crocifisso è il Salvatore, è il Mediatore, e che quella croce che abbraccia l'umanità intera, ecco, la parte orizzontale e anche una parte verticale, porta veramente al cielo. Quel sacrificio salva gli uomini di tutti i tempi. La Messa è il rinnovare quel sacrificio, e chi entra in comunione con quel crocifisso ha le porte aperte. E davanti però a questo re di tutti, che tutti devono conoscere, ecco la seconda riflessione: non tutti gli credono, non tutti lo adorano, non tutti lo amano, non tutti lo ascoltano. Anzi, la vera tragedia, pochi si fidano di lui, pochi si affidano a lui. Ed ecco il Vangelo che fa ancora una nuova carrellata di come ci si può mettere davanti a questo crocifisso. C'è il ladrone che noi chiamiamo cattivo, maledice, maledice Dio, maledice la sua vita, maledice tutti, maledice il mondo, maledice i suoi sbagli, maledice se stesso, è vissuto male e muore come un cane. Se tu non accetti la mediazione di Cristo crocifisso, tuo re, tuo vero re, tuo solo vero re, la tua vita è una maledizione. Sei vissuto male, muori disperato. Ci sono gli scribi, i farisei, gli ebrei che comandano, e i soldati che San Luca mette sullo stesso piano, che non accettano un Dio crocifisso. Si rifiutano, si ribellano e dicono: se tu sei il Cristo, se tu sei davvero il re, scendi. Vogliono un Dio onnipotente, un Dio che faccia i miracoli per risolvere tutti i problemi umani, per risolvere tutte le sofferenze, tutte le tragedie, tutti i drammi che esistono. E Gesù taceva, e lo deridono perché non hanno bisogno di un Dio che è diverso da quello che si aspettavano. Anche questa situazione è di tanti: non posso credere in un Dio che non interviene. Dov'era Dio nel terremoto? Dov'è Dio quando c'è una guerra? Dov'è Dio
quanto sto malato e non mi fa subito il miracolo. Gesù non è un tappabuchi, non è uno che risolve i tuoi problemi, ti lascia la croce, ma ti salva nella croce. Io sfiderei tutti i crocifissi della terra a venire qui e a dire: se Dio non ti ha aiutato, tu l'hai rifiutato, ma Lui ti ha aiutato. Ecco, allora davanti a quel crocifisso ci si può ribellare, lo si può rifiutare, perché non è il mio Dio, non è come io me lo immagino, come io lo volevo, ma tu ti devi mettere in adorazione di Dio e non Dio si deve mettere in adorazione tua. E poi ci sono le folle che stavano a guardare, spettatori, curiosi. Non è uno spettacolo, è un qualcosa che ti deve penetrare dentro, che ti deve coinvolgere. Tornano a casa, hanno vissuto un giorno diverso, hanno visto un uomo soffrire, un uomo morire, lo chiamavano Dio. Tornano a casa e non cambia nulla. Quanta realtà anche descrive questo atteggiamento. Celebriamo una messa, partecipiamo a un pellegrinaggio, partecipiamo a un giubileo, viviamo un sacramento. Abbiamo vissuto, in genere si dice, che bella messa, che bella celebrazione. No, che celebrazione vera, che messa vera, che mi ha cambiato il cuore, mi ha cambiato la vita. Stavano a guardare messe, comunioni, celebrazioni che non cambiano mai niente. Finalmente, viva Dio, mi fermo in San Luca, non prendo gli altri personaggi degli altri Vangeli, c'è il buon ladrone, il primo vero cristiano. Il vero cristiano, non vi scandalizzate, Luca ci propone il buon ladrone come vero cristiano che fa un vero cammino di fede ed è il primo con Gesù che entra nel cielo. E allora, terza cosa, se Gesù è l'unico re che ti salva con la croce, seconda cosa abbiamo detto, ma tu ti puoi porre davanti a al crocifisso in vari modi. Il vero modo è quello del buon ladrone, la descrizione del cristiano autentico, che prima di tutto ascolta con attenzione le sette parole che descrivono la vita con Dio, la vita con gli altri, la vita personale. Gesù, in quelle sette parole che pronuncia dalla croce, descrive la vera vita di un credente davanti a Dio, con se stesso, con gli altri. Il buon ladrone ascolta, il buon ladrone guarda Gesù, lo vede come muore, come si comporta, come non si ribella, come non maledice, come anzi benedice anche chi lo crocifigge e lo adora. Ecco, il vero cristiano contempla la vita di Gesù a Nazareth, nella vita pubblica e soprattutto sulla croce, e cerca di diventare conforme, di vivere come Gesù è vissuto. Di fronte a Gesù che ascolta, di fronte alla vita di Gesù su cui medita, vede la sua vita e dice: io sto morendo giustamente, io sono un condannato che espia la sua pena, si riconosce peccatore. Ecco, la misericordia di Dio, la croce di Gesù ci deve far riconoscere se sei un vero cristiano peccatore bisognoso di quella misericordia. E poi cosa fa? Prega, ma una preghiera meravigliosa da non dimenticare mai. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Che cosa possiamo chiedere a Dio? Signore, tu mi conosci, tu conosci le cose, tu conosci la terra e il cielo, il tempo e l'eternità. Ricordati di me, cioè io mi fido di te, io mi affido a te. E poi entra l'altra cosa, in comunione con Gesù, lo chiama Gesù, come Gesù e Maria Maddalena e come i tanti brani del Vangelo. È la comunione personale, intima, di amicizia. Io ti chiamo Gesù e tu mi chiami col mio nome. Fra Gesù e te, vero cristiano, vero discepolo, c'è questa comunione. E ultima cosa, diventa un missionario, un evangelizzatore, che ha il coraggio di rimproverare chi sbaglia, l'altro ladrone, ciò che spesso manca ai cristiani, il coraggio di dire: questo è sbagliato, questo non è lecito, e anche il coraggio
nella sofferenza e nella morte, di testimoniare al mondo che lui è un salvato e che chi lo salva è quel crocifisso. Vedete come in due righe San Luca descrive il cammino vero di ogni cristiano. Che cosa vi posso augurare? Che cosa mi posso augurare? Di essere il buon ladrone, di fare davvero il cammino dal peccato alla grazia, seguendo Gesù, vivendo come Lui, ascoltandolo, entrando in comunione con Lui e testimoniando al mondo, anche quando rischio la vita, che solo Gesù è il Salvatore. Chiudo. Quanti lungo i secoli per questo hanno dato la vita? Chi andava ad essere fucilato, chi moriva gridando «Evviva il Cristo Re!» sono la schiera immensa di martiri messicani e poi di martiri spagnoli. Gli altri martiri non gridavano «Viva il Cristo Re!», gridavano altre cose, ma ci sono martiri messicani, spagnoli, vietnamiti, giapponesi, cinesi, coreani, italiani, albanesi. Nel mondo c'è una schiera immensa che ha guardato a quel crocifisso, si è fatta salvare e come quel Cristo è morto per te, sono stati disposti a morire per Lui. Buona festa di Cristo Re, diventate anche voi, diventiamo anche noi di Cristo e gridiamolo al mondo, costi quello che costi. Cristo mi appartiene, ma io appartengo a Lui. Buona e santa settimana.